Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Nasti e sono docente di videomaking per Insegno. L'obiettivo principale di questo corso è quello di essere ben consapevoli del fatto che il videomaking, o tradotto in italiano audiovisivo, è un linguaggio e in quanto tale è dotato di una propria grammatica. La grammatica del linguaggio che sto utilizzando adesso è composta da parole, ovviamente. La grammatica invece del linguaggio audiovisivo è composta da inquadrature. Bene, andremo a studiare tutte le tipologie di inquadrature, la composizione del quadro, ciò che dona una carica drammaturgica all'inquadratura al fine di raccontare qualcosa di ben preciso. Abbiamo degli strumenti a disposizione, che sono appunto le inquadrature, per raccontare tante cose diverse. Bene, il linguaggio audiovisivo, che è la base di tutto il corso, che prenderà le prime due lezioni è necessaria per il prosieguo, anche perché padroneggiando appunto la consapevolezza del fatto che stiamo utilizzando un linguaggio, poi lo si potrà andare ad applicare in tanti ambiti diversi, sia che voi vogliate applicarlo nel mondo della promozione aziendale, sia che vogliate applicarlo nel mondo dei video musicali, documentari, fiction. Quindi, conseguentemente alla presa di coscienza della grammatica audiovisiva, si andranno poi ad analizzare tutti gli aspetti tecnici, sia in fase di ripresa che in fase di post-produzione. In fase di ripresa, chiaramente, andremo ad analizzare lo strumento principe del nostro lavoro, che è la videocamera. La videocamera che ha tanti aspetti tecnici da dover determinare prima di premere REC. Quindi, dimenticatevi i settaggi automatici, avremo modo di andare ad esplorare ogni singolo aspetto tecnico per ottenere un'immagine di qualità, un'immagine per così dire professionale. Che cosa rende un'immagine professionale da un amatoriale? Lo scopriremo. Poi, non solamente la videocamera, ma andremo a fare una panoramica su tutti quelli gli accessori, gli elementi accessori alla videocamera, penso agli stabilizzatori, e se siano i treppiedi oppure i gimbal motorizzati, gli slider. Quindi avremo modo di fare una panoramica completa su tutta quella che è la strumentazione utile per ottenere un'immagine di qualità. Post-produzione, invece, la post-produzione la faremo su un software che è Premiere Pro ed è uno dei software più famosi al mondo. Uno dei software più professionali. Abbiamo scelto questo software per il semplice fatto che nel momento in cui vi sto parlando è il software più richiesto in ambito professionale da aziende e agenzie, proprio perché una delle principali volontà di Insegno è l'inserimento in ambito professionale dei propri corsisti. Quindi, con questo per dirvi che altri software, penso Final Cut o DaVinci Resolve, non sono inferiori a Premiere Pro. Ma si è scelto Premiere Pro proprio perché è il più richiesto da aziende e agenzie quando queste cercano professionisti con determinate competenze. Quindi, ovviamente andrete ad acquisire competenze su questo software, ma come dico sempre io, una volta imparato un software, si è imparato tutti i software. Quando si vorrà eventualmente migrare su un altro sistema, ci sarà un piccolo periodo di ambientamento iniziale, ma in sintesi, se imparate Premiere Pro è come se aveste imparato anche Final Cut o DaVinci. Post-produzione che non è composta dal semplice editing, quindi dal semplice montaggio, ma è composta anche da altre fasi di post-produzione, ne cito una su tutte, la Color Correction and Grading, che è quel processo volto a dare un look accattivante e professionale all'immagine. Ora, ho solamente 5 minuti a disposizione, dovrei parlare veramente per ore. Se dovessi approfondire tutto il programma nei minimi dettagli, vi invito a scoprirlo direttamente partecipando al corso. Quindi chiudo col dirvi che vi aspetto numerosi in aula nel corso in partenza. Ciao a tutti!